È stata presentata ieri sera a Sciacca presso il Sesto Senso Pub, la quarta edizione dello Sciacca Comics, Fiera del Fumetto, organizzata dal gruppo We Are Comics, in collaborazione con l'Associazione Culturale Sciacca Musicarte 33 e con il patrocino del comune. Durante la conferenza stampa, gli organizzatori hanno posto l'accento su uno dei momenti clou della manifestazione, ossia il Mondo Disney, che compie 100 anni. La manifestazione si svolgerà sabato 9 e domenica 10 settembre al Museo del Carnevale. I dettagli nelle interviste a Francesco Barbata ed Eleonora Lacascia. 9 e 10 saremo nuovamente nella nostra casa, nella storica casa del, dello Sciacca Comics, il Museo del Carnevale. Siamo alla quarta edizione. Se me l'avessero detto quattro anni fa non ci avrei creduto. Invece, oggi che siamo al quarto anno dello Sciacca Comics ci credo veramente ancora di più. Andiamo avanti. In queste due giornate, diciamo, quali sono i momenti più salienti? Beh, è difficile riassumere o dire qualcosa nello specifico perché effettivamente saranno due giornate veramente piene. Inizieremo sabato pomeriggio e già da subito avremo un carnet di opzioni, di attività, di attrazioni e intrattenimento estremamente variegato, sia per i bambini che per i. Anche per i meno giovani ma anche per, i, per gli adolescenti sarà veramente un'esperienza un anche quest'anno interattiva nel senso che saranno comunque intrattenuti ma potranno eh, gustare le più disparate e anche disperate in alcuni casi tipologie di, di attività e intrattenimento a tema comics. Ci sono novità rispetto alle edizioni precedenti? Ci saranno diverse novità, ci saranno altre riproposizioni, ma che saranno comunque delle novità. Cioè a noi piace in ogni caso, per quanto abbiamo i nostri gruppi affezionati che, che sono con noi da quattro anni, però non ripropongono sempre la solita cosa, porteranno delle novità. Non sto qui a elencarle non per una questione di segretezza, perché comunque chi è appassionato conosce questo mondo, chi invece verrà a scoprirle resterà veramente eh, come me. Cioè io sono al quarto anno e ogni volta di fronte a quello che ci portano di nuovo, di interessante, il resto estasiato. Sarà una bella sorpresa per tutti, anche per chi già è conoscitore di questo mondo. Tra le novità di quest'anno c'è anche un appuntamento interessante per i bambini, la domenica mattina. Esattamente, è una grandissima novità quest'anno avere Vince Termine con la Smile Eventi. Che farà un intrattenimento tutto dedicato ai bambini, quindi la bolle di sapone, animazione in generale, popcorn e zucchero filato, per dare quelle ore, quindi dalle 10 del mattino fino all'una della eh, mattina, un momento di svago per tutti i bambini che vorranno partecipare. I ticket sono già in vendita? I ticket sono già in vendita, li potete trovare nelle nostre pagine social, saranno un ticket giornaliero da 7 euro, mentre l'abbonamento sarà da 12 euro e il sito è ticket sms, quindi potete trovarli tranquillamente lì e acquistarli anche in loco i giorni della fiera. In questi anni dove ormai la tecnologia è così avanzata i bambini recepiscono ancora i fumetti. Sì, è ritornato di nuovo il manga giapponese di moda, quindi eh, da Demoslayer Slayer a One Piece che è uscito recentemente la serie TV su Netflix, i ragazzi sono di nuovo riappassionati agli anime e ai manga, quindi sì, il fumetto è ritornato di nuovo di moda e di questo ne sono felicissima.